Allora, siete pronti? Ben ritrovati. Mamma mia, con la nuova, ormai anche vecchia, con la rubrica ti insulto, stai calmo, con la rubrica ti insulto il bonsai. Beh, guardatelo. Ehi, devi fare quello che dico io, poche pugnette. Guardatelo. Avete visto? Bene. Partiamo subito, chi vuole essere... Vai. Chi vuole partecipare mi manda il video su WhatsApp, video di 1-2 minuti, poche pugnette perché sennò è troppo lungo, ok? Io non sono una donna e quindi mi va bene anche corto il video, ok? Partiamo subito, vediamo, cazzo, ho chiuso la cartella prima, non si capisce più niente, eccolo qua. Scusate, ho un po' la bocca impastata perché mi sono mangiato 34.000 mandorle. Comunque, questo mese a grande richiesta, video corso gratis con ogni acquisto effettuato su claudiobonsai.com e in più prodotto autunnale a soli 9,90 euro, prezzo da barbone. Ma bando alle ciance, partiamo subito. 1, 2, 3. Ciao Claudio, oh mio Dio del Ciao. bonsai, sono un tuo discepolo. Ti presento il mio nuovo arrivo. Sono andato a prendere proprio ieri questo ciclameno. Cerco di Bello. farlo vedere a 360 gradi perché è l'inquadratura, non è facile metterlo tutto. Base esterno 50, interno 46. È alto 60. Non è male, eh. C'è un po' un difetto lì nel piede. È un piede più o meno da 18, comunque bello alto, bello grande, massiccio, non so, Bello. sì, È scorreggiato? il substrato non mi sembra zeolite e se conviene fare un falso invaso in primavera con un vaso un Hai po' un più po' la... grande o magari più profondo. Dai, la moscia. Eh sì, anche se non mi importa un granché perché secondo me è bellissimo. Bello. Se qualcuno sa dirmi che tipo di acero palmato è. Grazie e benvenuto nel mio nuovo ciclamino. Allora, bello, mi piace. Questo non è un ciclamino, secondo me, è già una bella pianta che può avere un bel futuro. Ok, quindi bell'acquisto, mi piace veramente tanto. Per la specie penso che sia o noi chiamiamo Migi, un cazzo, che sono cazzo, non lo so. Comunque è un bel acero. C'è un po' il piede da una parte che è un pochettino difettoso, però vabbè, se trovi il fronte giusto lo puoi mascherare tranquillamente. Per il resto, falso invaso lo puoi fare. Se vuoi allargarti, però come dimensione del vaso è già abbastanza largo, eh. Magari allarghi ancora un po'. Oddio, che cazzo è? Ok. Per il resto, bravo, è un bel inizio. Finalmente qualche pianta seria su questa rubrica. Sono contento. Secondo video. Scusate, ma ciò non dovevo mangiare. Sono veramente un porco. 1, 2, 3. Ciao Claudio, Non l'ho torniamo pagato. sulla rubrica Ti insulto il bonsai. Allora, questo qua è il mio secondo video che ti faccio riguardo. Il primo era su questo acero, che adesso c'è un po' di foglie gialle, vabbè, Non diciamo me che lo aveva ricordo. ricevuto insulti ma positivi. Comunque, questo è il mio boschetto di cipressi, preso a fine giugno nel club dove, che frequento appunto da poco, avendo iniziato da pochi mesi. Praticamente era in un vaso che era largo 7-8 cm tutto per la lunga, ed erano messe tutte le piante in fila, erano già, ti dico, di un colore grigio morto, ma poi grazie a questo, più tutti gli altri due Bravo. prodotti, pericolosissimi, ha preso un bel vigore, qualche verde, e si sta alzando di un bel po'. Io l'ho rinvasato ovviamente con il tuo substrato specifico, in questo vaso più largo, e quindi ovviamente non ho potuto posizionarle diciamo in un modo più adeguato, non so se questo è il modo giusto, però visto che avevano poca terra Sì, e le ho dai. messi più o meno così, giusto per staccarle un pochino da, visto che erano proprio messi tutti in fila, perché poi se gli andavo a levare un po' di terra, diciamo che non so come andava a finire. Infatti qua ce n'erano altro di
questa zona c'era un'altra pianta, ma era già in stato di morte quando l'ho presa e alla fine infatti era già seccata e l'ho tagliata. Dietro qua c'è questo piccoletto e qua come vedi Qui continua c'è ad da aggiungere andare. delle piante. Caccia fuori e niente, questo è quanto. Fammi sapere cosa ne pensi, cosa si potrebbe fare e poi, visto che sto mese c'è anche il video visto sui cipressi, penso che quando comprerò i tuoi prodotti devo fare una piccola ricarica, mi sarà utile. Ok, ciao ciao, grazie ancora. Bravo, bravo, compra sul mio sito che a me piace quando arrivano i soldi. Comunque, non è male, non è male questa cosa qui del bosco di cipressi. Come vedi, aver fatto un falso rinvaso, ho iniziato un po' a concimare, ha fatto un salto di qualità, ci voleva bene o male. Cosa ti consiglio di fare? Mettere un vaso ancora più largo, il doppio di questo, e aggiungi un po' di piante, perché sennò così non va, cioè non funziona. A parte che c'hai due, così, tac, tac. Quindi ammazza, cioè spostale se riesci o ammazzale, cioè tieni soltanto una pianta e una, poi altre ne metti un po' più a distanziate, ok? Perché sennò sono attaccate così, ne hai due così e altre due così di qua. Non va bene, ok? Per il resto direi che ci siamo con la coltivazione, non l'hai pagata, c'è scritto, quindi tanta roba e meno male, ok? Però ti consiglio assolutamente, ho le semini addirittura, le semini già lì nel vaso. Comunque ti consiglio un vaso ancora più largo, così fai una composizione più larga, ok? Cioè bisogna dare spessore e carattere a queste piante. Cioè mettetene tante quando avete sti cazzi dritti così, ok? Perché così riuscite a dare un pochettino di spessore. Altro video. 1, 2, 3. Ciao Claudio, mi chiamo Alessandro. Per la rubrica Insultami Bonsai, Ciao. questo è il mio ginepro Kishu. Da quando uso i tuoi prodotti, cioè praticamente è diventato un pallone toccaterra più basso del vaso, infatti lo tengo sopraelevato. Buono. Poi c'ho l'olmo, perché come tutti noi tuoi discepoli sappiamo che l'olmo è meglio della figa. Questo è preso, non so nemmeno che Bravo. terriccio abbia, preso dal vivaio, così per ridere, mi sta facendo cacci dopo il terzo ciclo di... Ma che ci metti il GH dentro? Dopo il terzo ciclo di concimi tuoi mi fa cacci di 40 cm più lunghi della pianta. E non è finita. Poi abbiamo la mia Bougainville, che io ho la mano enorme, questi sono cacci di 50 cm, se vuoi ci metto il metro, su ogni apice di ogni ramo sta esplodendo. E abbiamo il mio ginkgo biloba, che come vedi c'è questo ramo sotto, era così, me l'ha fatto in 1 mese e mezzo. Ovviamente l'ho bombardato come un maledetto e questi sono i risultati: qualche foglia rovinata, zero pugnette. Bravo, Ciao Claudio. bravo, bravo, cazzo, vai, meno male, il primo che lo dice, zero pugnette. Vieni qui te. L'unica cosa da fare è mettere le piante in un vaso più largo, cioè ti hanno fatto tutte quelle robe. Vieni qui. Vieni. No, non l'ho inculato. Cioè, non so se hai visto, c'era Magagna lì alla porta, volevo fregarlo, è scappato via, ha capito che sono uno stronzo. Poche pugnette, ok? Bravo, così ti voglio, però con la zelcova, quello il metto anche lì, vaso deve essere il doppio di quello che hai, ok? Però hai capito qual è la strada giusta, sono contento che finalmente mi è arrivato un video di un eterosessuale, perché non se ne può più, cazzo, sta gente, cioè, ma anche su WhatsApp, mamma mia, ma arrivano dei casi esistenziali, cioè io a un certo punto non so che cazzo dirmi, ok? Cioè, le cose da fare sono tre. O vi ammazzate, o ammazzate la pianta, o ve la smettete di rompere il cazzo e fate quello che vi dico. Cioè, punto. Cioè, tanto, falso rinvaso. Un vaso più capiente. Concima bomba. Bom, fine, ok? Dove ho messo la cuffia. Mi sei piaciuto, mi sei piaciuto. Non so se questo video l'avevo già usato in un altro video, non mi ricordo più. Comunque, ultimo. Ultimo video di oggi. Che sono sclero, che ormai sono un vecchietto, passati i 40,
Sono nella terza età e la mia pazienza inizia ad andare a farsi benedire. Vai! Ciao Claudio, per la rubrica di Ciao! insulto il bonsai, questi sono i miei due olivastri. Questo è Belli! quello secondo me più carino, Minchia, bello! anche se ormai si vede poco del Bravo! tronco perché sono così, così. Perché sono stati lasciati un anno e mezzo semplicemente a Botta, crescere, devi con botare. cime, vabbè, terreno granulare. Sfagno, e insomma, si vede che stanno bene. Chiaramente si deve potare tutto. Qua adesso devo anche tornare indietro perché i diametri Sì, però sta penso che telecamera, siano tienila. troppo spessi, Tieni ferma la troppo spessi telecamera. secondo me. Quindi questo, ad esempio, secondo me è da tagliare proprio qui e rifare. Vabbè, spunteranno sicuramente le gemme dal taglio. Materiale, bello. Questo Poi, bello molto. insomma. Questo Ma anche l'altro, è quello più carino. Questo sarebbe il fronte, questo sarebbe da togliere. Adesso provo a girarlo. Questo è da questa parte qui della meno la pitozzata. telecamera. Fa questo ramo così, insomma, da togliere. E questo è l'altro, questo ciclamino clamoroso. Si capisce un cazzo Anche lui così. Come non si vede molto perché è ti fa? Lo devo sicuramente guardare così o di qua così? Bravo. da registrare, diciamo. Ciao Claudio, Sei un grande. insulta pure quanto vuoi. Insomma, vediamo qui il lavoro da farsi poi. Bene. Bella mandata. Bella mandata. Questi due olivastri mi piacciono. E secondo me sono dei bei materiali su cui lavorare. In più vedo che li hai già messi in un bel contenitore largo, quindi bella mossa, bravo, con cima bomba. Prima della primavera, verso marzo, fine febbraio-marzo, ti consiglio di fare una bella potatura di selezione e magari mettere un po' di filo su quei rami che sono un po' da sistemare, ok? Però sei sulla buona strada perché vedo che la pianta sta bene. Ah, per quelli che vedono i puntini bianchi sulle foglie anche di questo olivastro, ragazzi, semplicemente un po' di residuo di acqua, di calcare, acqua del rubinetto, non è niente, ok? Quindi, scusate, anche sui cipressi soprattutto, vedete, in primavera soprattutto, quando partono, diventano tutti bianchi, buttano fuori, perché buttano fuori resina, non è cocciniglia quello, ok? Ho già fatto dei video, lo spiegavo sta cosa, però mi raccomando, anche adesso un po' stanno buttando fuori, mi espingono, quindi sì. Esce un po' di resina che va a incrostarsi un po' sulla vegetazione, non è niente, ok? Detto questo, grazie mille a tutti, vediamo se c'è il numero 1, no, è andato a farsi benedire, comunque me lo sono messo qua sul cellulare, se volete vederlo. Eccolo qua. Video corso gratis sto mese, più Dominator 9,90 euro, così non avete più scuse, potete fare bonsai spendendo poco. È una promozione che ho fatto fino a esaurimento scorte, mi raccomando, quando li finisco poi dopo non ci sono più perché semplicemente è uscito il mio nuovo Chernobyl, ok? Quindi avere due prodotti autunnali, uno l'ho calato di prezzo. Per quelli che dicono allora perché prima costava di più, allora è andata a fanculo, dai, cioè non mi sembra difficile, è andata a fanculo così, cioè è possibile che ogni volta uno fa una manovra, cioè è una promozione. È un piccolo regalo che vedete il marcio ovunque. Cioè, se domani vi regalo 100 euro, ah, perché mi regali 100? Allora vaffanculo, me li tengo io. Io so come usarli, ok? Come cazzo fate a campare, ragazzi? Cioè, c'è una fetta grandissima di metrosessuali che non sono mai non siete mai contenti. Cioè, mi fate una scopata? Ah no, però lo volevo prendere nel culo. E allora vai, cioè, va bene allora. Io sono abbastanza vecchio stampo, ok ragazzi, queste pugnette non le concepisco. Ci vediamo al prossimo video, grazie mille a tutti. claudiobonsai.com per tutto quello che vi serve per fare bonsai, scrivetemi in privato, mandatemi le foto in privato, mandatevi i video delle vostre piante in privato se avete bisogno d'aiuto, soprattutto se non sapete cosa comprare sul sito, vi capisco perché siete neofiti. Il catalogo, diciamo, abbastanza importante sul mio sito, ci sono un po' di cose da scegliere, magari uno va un po' in confusione, però nel dubbio prendete testosterone pack. Così avete tutto. Fine. Oppure protocollo nucleare se siete un po' più barboni, ok?
Solite anche i videocorsi, c'è cioè protocollo nucleare più videocorsi con 199, 197 euro, mi pare. Avete tutto, cioè avete tutti i video. Non so, più di così, che cazzo vi devo dare, ok? Grazie mille, ciao a tutti, claudiobonsai.com.